introdurrò, diciamo, alcuni nuovi concetti sull'importanza del collegamento corpo, cervello e mente, che è uno dei segreti che le neuroscienze ci stanno trasferendo per il benessere e per la salute. Per cui anche l'insegnante che proverà a, come dire, a curare il proprio benessere e il proprio potenziamento potrà tener conto di alcuni requisiti. Il corso però non è solo un corso teorico, ma sarà anche molto pratico. Sarà una palestra per la ricerca del benessere personale e anche dell'insegnante nella sua versione di ruolo. Le forme vitali saranno, come dire, il clou della proposta che proverò ad avanzare a voi insegnanti, in cui ci sarà apprezzare, respirare, muoversi, proteggersi da fenomeni appunto critici, condividere, l'umile ricerca nel ruolo di insegnante, l'umorismo e la leggerezza. Sono 7 passi, diciamo, di queste forme vitali per il potenziamento, il benessere e la salute personale e professionale.